Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici. Sono qui in compagnia con l'omino Focaccina. Signori, video breve, partita secca. Andrò a farvi vedere la mia partita contro il maestro fide Niccolò Napoli, Niccolò Chess su Lichess. Fortissimo giocatore, oltre i 2300 punti Elo fide. Ha organizzato una simultanea dove lui si dava 2 ore e ad ogni giocatore dava 10 minuti. Però il tempo sembrava tanto per noi giocatori, invece alla fine si scoprirà che senza buono è difficile perché lui è velocissimo, tra l'altro. Il suo elo qui, uno può dire, ma come, solo 2011? Perché lui non gioca mai rapid, lui gioca blitz. È a 2605 bullet e 2527 nelle blitz, mentre io ho un 2205 nelle rapide, 2100 nelle blitz e non gioco mai bullet, quindi non sono un giocatore veloce assolutamente. E tra l'altro giocavo contro uno dei partecipanti al torneo degli YouTuber. Se paradossalmente, se avesse eliminato Michel Bifulco e se avessi eliminato anche Michele Blonna, non mi sarei ritrovato contro Niccolò Napoli, perché lui sfortunatamente ha perso contro Renzo Ramondino. Bene, simultanea, chiaramente lui giocherà sempre con i pezzi bianchi contro i giocatori e noi Peppino Meccanici giochiamo con i pezzi neri. So quello che gioca Niccolò, ho studiato le sue partite. Mi ero preparato, chiaramente gli ho giocato una variante a sorpresa, che poi sorpresa non era, perché lui mi ha detto che la variante che ho giocato gli era stata giocata poco tempo fa da un grande maestro spagnolo. Figurarsi, uno cerca di sorprendere in apertura e poi viene a sapere che faceva parte della preparazione dell'avversario. Incredibile. Andiamo a vedere questa partita, signori. Uno cavallo F3, Niccolò mi conosce non benissimo, ma comunque sa che sono uno youtuber, qualche partita delle mie le avrà già viste e avrà notato che io sono molto preparato su E4, su D4, ok? Quindi gioca cavallo F3 per mandarmi un po' in tilt, per vedere cosa gioco. E cosa gioco io, signori? Questa apertura cavallo F3, apertura reti, ok? O per giocare o per rientrare nei gambetti di donna, nelle partite di donna, per rientrare nel London System volendo, per giocare l'inglese anche C4, per giocare l'attacco est-indiano. Molto flessibile cavallo F3, ok? Bene, ma io che cosa gioco? Allora, generalmente qui si gioca o cavallo F6 o D5. Nel caso il bianco voglia giocare D4, o posso rientrare nella difesa indiana o in una, diciamo, partita di donna o gambetto di donna. So che lui generalmente gioca le partite chiuse, semi chiuse in apertura, anche se molto brillante. Lui gioca aperture semi chiuse, ma poi gioca in maniera molto brillante, molto attiva con i pezzi, molto dinamico come giocatore. Sapevo benissimo cosa avrebbe giocato. Il cavallo F3 non mi ha spaventato. E che cosa gli gioco qui, signori? Cavallo C6, il Black Mustang Defense, la Black Mustang, signori. Il Mustang è un cavallo selvaggio delle praterie degli Stati Uniti. Sono quei puledri che indomabili, i cosiddetti puledri indomabili. Ok, questo è il Black Mustang. Questa difesa è interessante perché a mia volta volevo spiazzare Niccolò e dire: cosa giochi adesso? Se giocava E4 rientravo in una partita di re, cosa che magari lui non era congeniale. Mi aspettavo comunque o D4 o C4. Vediamo lui cosa gioca. Lui gioca D4 e me l'aspettavo. Ora, se io giocassi D5, si potrebbe rientrare dopo C4 in una difesa C-Gorin, ma non era la mia intenzione. Signori, cosa vado a giocare io? Cavallo F6, signori. Continuo con il Black Mustang, doppio double Black Mustang, signori. Per
Perché se gioca C4 adesso si può rientrare in una variante del tango dei cavalli neri, no? O difesa messicana. Ho preparato tutta sta pappardella qui contro di lui e vediamo. Per sorprenderlo. Cavallo F6. Ed è una partita ancora giocabile, non è una porcheria. Cioè, sicuramente il nero sta un po' peggio, però vediamo un po' nel database chi gioca sta roba. La gioca Vachela Grave, Carsen, l'ha giocata Carsen con Frassinetti. Poi altri giocatori, Arthur Kogan, e poi altri giocatori minori. Ok? I risultati, insomma, sono altalenanti, un po' vince di più il bianco, però come tutte le difese del nero, non è che si può pretendere chissà cosa. L'obiettivo era di sorprendere Nicolò. Bene. Nicolò gioca C4 e qui si può andare avanti con diverse varianti. E5, E6, D6. Però credo che E6 sia la più tranquilla, la più giocabile. Anche se E5 potrebbe essere da esplorare. E5 è una novità interessante, anche se magari il database non gli piace, non ci sono molte partite, però si può approfondire. E gioco E6, più tranquillo. Ho preparato questa, non è che vado a improvvisare durante la simultanea. Tra l'altro, tra le altre cose, qui sotto c'è il tempo che avevo io, e qui il tempo che lui ha 1 ora e 35, io ho 9 minuti e 31, ok? Bene, andiamo avanti. Lui gioca la variante col fianchetto, cercando di controsorprendermi, perché lui conosceva questo impianto, sapeva che io mi sarei preparato sicuramente su E3 o su cavallo C3, e gioca G3, una sorta di catalana. E qui lo scacco, signori, lo scacco perché voglio o eliminare questo vescovo oppure inchiodare un cavallo. Non è che avessi poi tante idee, no? E qui gioco A5. Questa idea di A5 viene dalla variante Smyslov della Nimes Indiana. Ci ho pensato un po' qui. All'inizio volevo prendere il vescovo, però una volta preso il vescovo, cavallo per il bianco, poteva poi giocare E4 subito e poi anche E5. Avrei dovuto giocare un impianto molto passivo con D6. Volevo vedere qui Nicolò come rispondeva a una mossa come A5, no? Che non è la migliore del motore, però è qualcosa di interessante. Volevo capire se la conosceva. A5, vediamo se ci sono delle partite su questo impianto. Jermolinski, ok, tutti i giocatori, insomma, di secondo piano, ma le percentuali del nero sono abbastanza buone, ok. Vediamo Nicolò gioca il vescovo in fianchetto, ovviamente non è più la migliore del motore. Mi aspettavo A3, no? E a quel punto sarei stato obbligato a cambiare, però lui vuole tenere i pezzi sulla scacchiera, gioca giustamente vescovo G2. D5, ovviamente devo anche prendere un po' il centro, perché sennò qui va a carte 48. Il problema di questi impianti con il cavallo in C6 è che non ho mai né la spinta in C6 e né la spinta in C5. Devo rimanovrare questo cavallo, generalmente in E7. Devo solo passare un po', diciamo, l'apertura. Poi si può giocare donna C2, mossa di sviluppo, arrocco corto immediatamente, arrocco corto. Qui ci sono tante linee, ma vado per questa qui, cavallo in E4, sempre per provare a destabilizzarlo. Infatti non è una mossa da motore, il motore non la prende in considerazione questa mossa qui. C'è nel database che addirittura dà migliore vantaggio al nero. Infatti avevo visto qualche scorcio di questa variante in cui il cavallo spesso andava anche in E4. Non so se andava bene anche qui, però
Volevo cambiare pezzi, volevo cambiare pezzi ed è giocabile. Attacco comunque il vescovo, minaccio la cattura della coppia di vescovi. Diciamo che voglio forzare un po' questo cambio. Vediamo Niccolò. Niccolò non cambia pezzi. Vedete quando il giocatore più forte incontra il peppino meccanico, non cambiano i pezzi. E qui mi invento una mossa mostruosa. Perché qui questo vescovo obiettivamente sta malissimo. Sembra bello il vescovo del London System, no? Controlla la diagonale. Ma io qui voglio fargli perdere un tempo. Se non sta attento perde il pezzo, no? Perché dopo mia idea era G5, se vescovo E5, F6. E perdeva un pezzo. In pratica gli voglio far perdere un tempo, però a costo di sbilanciare l'arrocco. E mi sono sbardellato l'arrocco, però qui ho detto, voglio vedere Nicolò se riesce a, insomma, comunque in una simultanea dove lui ha tante partite a cui pensare, oh, quando si presenterà alla mia partita, perché lui passa di partita in partita, vedrà questa roba qui, magari dovrà pensarci un po'. Non ci ha pensato niente. Allora, 1 ora e 22, beh, poi è passato del tempo. Comunque non ci ha pensato niente, ha giocato al volo vescovo E3. Allora da lì ho capito che era preparato. Adesso qui mi trovo in difficoltà e dico, ma cosa posso fare? Gioco il tutto per tutto, gioco F5 e poi magari anche F4. Li butto tutto addosso, ormai non ho tanto da star lì a cincischiare perché rischio di aver solo debolezze. E gioco F5. Il bianco è in leggero vantaggio, insomma, più 0,90, però tengo botta. E lui qui gioca una mossa strana. E l'ha giocata al volo, tra l'altro. Non mi attacca mai questo vescovo, e la cosa mi ha un pochino insospettito. Gioca donna C1 per sorprendermi. Vuole mangiarmi questo pedone. E questo lo devo difendere. Perché attacca tre volte, cavallo, vescovo, donna, ha fatto una batteria sul pedone G5 e io lo difendo, H6, va bene. Lui fa H4, vuole spaccare questo muro di mattoni davanti al re. Attenzione, lui ha visto benissimo una cosa, che nel mio rettangolo pre-arrocco non ci sono pezzi e nel rettangolo dell'arrocco non ci sono più pedoni in questi tre casi, quindi sono in condizioni brutte, sono in una brutta condizione qua in difesa, però ho attività di pezzi, quindi il motore è addirittura un meno 02, chiaramente c'è da avere la pelle d'oca qui. Mi stavo pensando tante linee, non avrei mai preso questo pedone, assolutamente no, perché entrava dentro, io poi bisognava continuare come una macchina, ma io non sono una macchina, quindi dovevo fare qualcosa di diverso. Ho pensato di difendere semplicemente il pedone ulteriormente col vescovo. Tanto il vescovo me l'avrebbe cacciato via con A3, e tanto vale metterlo subito in E7. E lo gioco, anche se il motore non piace. Nicolò sviluppa un pezzo. Vedete, il motore prende sempre in considerazione la presa di questo pedone. Non mi andava. Anche perché non avevo il re in H8 e il torre per negotto in G8. Avrei dovuto prepararla, signore, avrei dovuto prepararla. Allora che cosa faccio? Ho detto, voglio avere un torre per negotti su questa colonna. E gioco torre F H7, signore. Torre F7, scusate. Ecco, torre F7. Un po' così, naif. Una rooklift naif. Oh, cercavo in tutti i modi di confonderlo. E lui qui gioca una mossa che non ho capito. Cavallo in E5. Mi aiuta a semplificare un po' la posizione, devo essere sincero. Poteva essere un pochino più tracotante. Però, ok, io ho detto meno male, questo cavallo subito via al volo. Presa, presa. Adesso lui ha una struttura pedonale che non è bellissima. Ha voluto aprire forse il raggio d'azione dei suoi vescovi. Probabilmente. Qui il motore prende sempre in considerazione la presa di questo pedone. Non mi piace. Non mi piace.
e perché non ho il torrone Pernigotti sulla G. Però è un mezzo Blunders e lo gioco. Questa qui non va tanto bene. Non va tanto bene. A me sembrava buona, eppure. Perché adesso qui il motore prevede la presa. Sì, comunque si gioca ancora. Presa, presa. Il mio problema è questo vescovo che è cattivissimo, devo stare attento. Anche il punto di 5 può essere un bersaglio perché dopo torrone Pernigotti in D1 qua ho la donna raggi X e questo pedone scricchiola. Posso fare sempre C6 comunque. Nicolò infatti cattura, presa, presa di pedone, ecco qua. Ha giocato la mossa che mi aspettavo, torrone Pernigotti, ma il motore non piace questo raggi X. Perché? Perché prima era meglio destabilizzare un po' la struttura e lasciare un pedone magari libero, non si sa mai. Dopo vescovo di 4, se prendeva il pedone stavo male, non l'ha preso. Ok, via subito un altro pezzo, cambiamo tutto, doppiamo i pedoni. A lui non se lo fa doppiare, ovviamente prende di donna e qua devo stare abbottonato. E qui devo stare abbottonato sul punto di 5. C6 è for praticamente forzata. Sono rimasto con 1 minuto e 38. C6 pregando di poter riuscire a fare questa manovra qui. È uno schema tipo Stonewall questo, eh. È una struttura pedonale Stonewall. Finalmente cattura il pedone, Nicolò. Io catturo con il pedoncino, il motore dice che è sbagliato, ma io non mi sarei mai osato prendere con questo pedone, isolando questo, lasciando libero questo. Non avrei diviso mai la catena dei pedoni, ok? E lo prendo col pedone C. Vescovo, questa qui non l'ho capita tanto. Vuole cambiare ancora pezzi. Vuole cambiare ancora pezzi, ma io qui non lo cambio subito. Perché? Perché se lo cambio adesso, lui prende di donna, ha una grande attività di pezzi. Io qui sono indietro di sviluppo, questo vescovo deve giocare. Tanto se prende lui, prendo con la donna, non c'è problema. E gioco vescovo di 7. Lui mi cambia il vescovo, prendo di donna, ovviamente adesso sto a respiro, perché ho torrone Pernigotti in C8 che può minacciare la donna. La struttura pedonale sono 4 contro 4, ma doppiato sulla di re e al centro, 2 contro 2 di qua. Quindi è abbastanza simmetrico come struttura, io ho una struttura migliore. Lui è un vescovo cattivo, io invece ho un vescovo buono. Qui però avevo 45 secondi, senza buono. Oh, Mino Focaccina è svenuto. Oh, Mino Focaccina, no, non svenire, ti prego. Stai qui con noi. Giustamente lui raddoppia. Io qui a corto di tempo 5 secondi sull'orologio. Ho anche un po' pensato perché ho detto, ci ho pensato parecchio. Perché ci ho pensato parecchio? Perché ho detto, ma non vorrà mica darmi poi la donna su in questo modo qua. Alla fine ho detto no, non me la può dare. Mi sono spaventato, avevo troppo poco tempo, mi sono spaventato, ho detto vabbè, torre C8 sarà buona. Invece è un blunders. Qui bisognava giocare mosse come vescovo A4. Ma gioca B3, perdo un tempo. Forse per far comunicare il traversino con i pezzi pesanti. Lui vuole. Allora, io ho capito che lui voleva entrare in C7. Probabilmente ero anche indeciso se giocare vescovo C6. Vescovo C6 poi l'ho scartata, ma era buona. Era buona vescovo C6. Ho voluto attaccare sta donna e ho detto al massimo cambio ancora un paio di torri Pernigotti. Blunders, perché non so cosa c'è il pedone in presa. Signori, c'è il pedone in presa. Mi sono dimenticato il pedone in presa. Vabbè, con 5 secondi. Lui lo cattura, se lo sberlucca. Nonostante il pedone in meno posso ancora reggere. Gioco subito adesso, questa la devo giocare. Chiaramente chiudo tutti gli sportellini, provo a creare una fortezza.
Prova a creare una fortezza, però lui qui è tracotante, gioca B4, ha migliore del matore. Io sono rimasto con un secondo, rimasto con un secondo. Mio obiettivo qual era? Qui volevo proporre un cambio delle donne e remare con un pedone di meno. Però alla fine non gioco donna E8. Non gioco donna D8, gioco donna E8 perché ho detto, ma alla fine cambio le donne e lui ha il pedone in più. Boh, non lo so. Ho cambiato idea, cioè dal cambiare le donne e resistere col pedone in meno ho detto ma sì, teniamo ste donne, teniamo anche la spinta in B5. Però dopo questa, obiettivamente lui sta molto bene, però qui ha fatto un blunders, e io ho perso per il tempo ovviamente qui, perché mi sono messo a calcolare cosa succedeva. Dopo torre A4, torre 8, attacco la donna e recupero il pedone. Perché qui c'è il pezzo in presa. Ok, però torre 8. Mettiamo donna B6. Il vescovo è in presa. Però perde il pedone. Questo è difeso. Questo è difeso. Adesso sto attaccando il pedone A. Mi sarei rimesso in C6 col vescovo. E buonanotte. Gioco pari, ma io qui se avessi avuto 7-8 minuti, ma parte così anche con Nicolò, un pareggio lo portavo a casa in una posizione del genere, perché non per sopravvalutarmi, però questa è una posizione buona per il nero, obiettivamente, insomma, se proprio non fai dei pasticci. Questa partita l'ho giocata veramente bene, preparazione ai limiti dell'impossibile. Qualche novità un po' scorretta, tra virgolette, per sporcare il gioco. Ma lui è stato veramente molto preciso. Solo qui ha giocato immediatamente questa mossa pensando di imboscarmi questo vescovo. E lui aveva visto che questo non si può prendere. Ovviamente, perché arrivava a torrone per, donna per. E perdevo il pezzo. Semplicemente, ma c'è l'intermedia, questa non l'aveva vista, eppure lui aveva ancora tanto tempo, poteva pensarci un po' di più, ok ragazzi, questa è una bella partita giocata contro un maestro FIDE, giocatore molto forte, uno dei più forti youtuber italiani. Era in simultanea, ovviamente lui aveva lo svantaggio di giocare su 30 scacchiere, però io ho tenuto botta bene. Nei commenti scrivete un po' quello che pensate di questa partita. Se vi piace anche il Black Mustang, poi questo Black Mustang è interessante sull'apertura a cavallo F3. E mi raccomando, like e iscrizioni, Ci vediamo prossimamente. Adesso domani c'è Braccio e Mente con Michele Blonna, Alberto Farà sul canale Mister Chess di Carlo Marzano. Poi ci saranno le due semifinali, quindi non farò premiere. La premiere ci sarà giovedì, ci sarà una premiere clamorosa. Ok, con questo è tutto. Ciao e arrivederci.